tutti, eccoci di nuovo in diretta, Radiogamma 5, la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, ogni giovedì 15, 16.30, 19, alle 20. Oggi Claudio non c'è, festeggia il suo compleanno, in realtà è stato ieri, ma appunto ha fatto balloria e ha preferito oggi riposarsi. Questa sera appunto, quando arriverà è un po' di ritardo, c'è il nostro amico Ettore che ci parlerà della realtà del mondo celtico e venetico, delle tradizioni, dei nostri attaccamenti. Ettore è un grande amico della dea Reitia e ricorda sempre questa grande divinità. Fatalità, proprio in questa settimana abbiamo avuto la scoperta, si fa per dire, di un nuovo piatto, di un nuovo piatto in cui c'era raffigurata l'antica dea dei Veneti, e questo speriamo sia di buon augurio, di auspicio positivo per il futuro, affinché le nostre radici, che non sono certo radici cristiane ma radici pagane, che appartengono all'antico, che appartengono a un mondo che col monoteismo non ha nulla a che vedere, possono riaffiorire e ridarci una linfa, una proiezione diversa nella nostra esistenza. Prima appunto che arrivi il nostro amico Ettore, io voglio ricordarvi due eventi d'attualità che sono molto importanti. Parto dal più importante. Il più importante appunto è il referendum sulla fecondazione assistita, il referendum abrogativo che si terrà il 12 e 13 di giugno. La data è molto avanzata, in realtà è stata scelta ad arte, in maniera appunto voluta, per cercare di impedire che appunto questo referendum abbia un successo. Si vuole favorire in tutte le maniere l'astensionismo. Io invito gli ascoltatori, per quanto appunto hanno interesse, a documentarsi, a informarsi, a avere maggiori notizie possibili e scegliere con la massima capacità, possibilità e intelligenza cosa fare. Il mio invito è che tutti vadano ad esercitare il loro diritto dovere al voto, perché è un evento importante. Io voglio ricordare che la legge sulla fecondazione assistita è una legge che moltissimi hanno considerato una legge ingiusta, proprio perché colpisce i desideri dei singole coppie. Logicamente c'è un secondo problema, un secondo livello, che è molto più consistente, che tocca a tutti quanti. E lo dice chiaramente, a chiare lettere, l'inserto Corriere Salute del Corriere della Sera. E un giornalista medico interviene e, parlando della legge 40, dice, rispondendo a una domanda, dice che non è un problema di una minoranza. Dice, però, la legge 40 ci riguarda tutti, anche se ne pensi bene o male. Con i suoi divieti propone una morale pubblica, un modello di famiglia, di società, persino un modo di intendere le cure mediche e la ricerca scientifica. Vale la pena di capirne bene tutte le implicazioni e riflettere e scegliere. Quello appunto che la legge 40 sulla fecondazione assistita, di cui è stato chiesto l'abrogazione tramite referendum il 12 e 13 di giugno, appunto, ha questi due livelli. Il primo interviene su una tematica particolare come la fecondazione assistita, è una tematica che non riguarda tutti, però una seconda cosa, introduce principi, norme giuridiche che diventano vincolanti, pericolose una volta che vengono recepite, accettate o subite. E come appunto dice non soltanto questo giornalista ma molte persone, il problema è quello di una morale pubblica, di un'imposizione, di un modello culturale, di un modello religioso, di un modello di salute. Intromettersi sulla vita privata delle persone è la cosa sempre più pericolosa, proprio perché da sempre adito a ogni dittatura, a ogni intolleranza, a ogni sopraffazione. E i monoteismi ci hanno abituati tutti in questi periodi, in questi 2000 anni della loro comparsa, a sempre cose pericolosi, atroci, violenti, a sopraffazioni. I monoteisti hanno sempre l'interesse a cercare di portare il pecore all'ovile, a sottomettere le persone, a convincerli ad adeguarsi a una visione morale, etica, che appartiene solo a loro. Pretendono e sostengono di avere una verità, di detenere la verità, di essere i portatori di questa verità, quando noi sappiamo che la verità non esiste, e che quando qualcuno si dice di detenere la verità, in realtà lo fa perché vuole sottomettere gli altri, in quanto solo lui l'avrebbe compresa e gli darebbe significato, gli darebbe valore. Questo lo vediamo in ogni comportamento. Ricordiamo come i comportamenti di monoteisti, al di là appunto delle zone geografiche, in realtà sono sempre gli stessi, sono sempre unici e si ripetono all'infinito. Il loro problema non è quello di creare la felicità, di creare la possibilità alle persone di vivere meglio, di creare delle comunità che siano salde nelle loro radici, nei loro principi. Non è permettere alle comunità di elaborare un qualcosa che li mantenga in vita e che le faccia funzionare al meglio. In realtà quello che loro desiderano è la sottomissione, è la situazione critica. Pensate
che noi siamo abituati sempre ad affrontare i nostri desideri, la nostra esistenza. Cosa fanno i monoteisti? I monoteisti di tutti i generi, di tutti i tipi. Prendo il Corriere della Sera, 18 maggio 2005. Anglicani e cattolici, pace fatta sulla Madonna, documento comune sui dogmi dell'Immacolata Concezione e sull'Assunzione. Io voglio ricordare che recentemente, proprio parlando di fecondazione assistita, c'è stato un settimanale, Il Diario, che ha pubblicato una copertina molto efficace e molto bella, in cui c'era il volto della presunta madre di Dio, con su scritto fecondazione eterologa, la Madonna disse sì. E ci fu un sollevarsi di polemiche di cattolici islamici che parlavano di blasfemia. In realtà parlare di blasfemia è sempre un qualcosa che vorrebbe limitare l'interesse e il desiderio degli altri. E parlare di blasfemia è assurdo, in quanto ogni persona ha la libertà massima di giudicare qualsiasi principio, qualsiasi valore. L'importante è che si adegui alle regole della comunità, di uno Stato e di una società. Ma chi difese la Madonna furono anche gli islamici. Gli islamici, parlando di questa copertina appunto del Diario, parlavano di blasfemia, che anche loro difendevano i simboli cattolici e cristiani. Come conseguenza abbiamo avuto che i cattolici e gli anglicani hanno trovato un accordo sulla Madonna. Come vedete, nel trovare gli accordi sui principi che possono sempre sconvolgere le persone, che possono sempre dare dei modelli limitativi di comportamenti, che possono riportare una morale unica, sono sempre pronti, sono sempre disponibili e sono sempre attivi. E difatti, dopo anni di polemiche, di guerre di religioni, di scomuniche reciproche, hanno trovato questa intesa. Voglio ricordare proprio perché le intese, loro li trovano sui principi, questi principi poi vengono applicati in tutte le maniere. Abbiamo ricordato come recentemente in paesi distanti madri ispirate da principi religiosi hanno avuto stessi comportamenti e stesse analogie di azione. Si è parlato dell'Afghanistan, dove una madre di fronte alla figlia lapidata per adulterio ha detto: l'avrei uccisa con le mie mani in quanto ha offeso gli uomini e Dio. Abbiamo avuto il caso di Milano, in cui una madre, per motivi religiosi, voleva impedire l'aborto alla figlia minorenne, l'aborto poi tra l'altro di un feto mal formato, di un feto appunto che minacciava la salute anche della madre, e che la madre si rifiutò addirittura di accompagnare la figlia alla visita per decidere questo. E questo sempre legato a una dimensione appunto religiosa, a una dimensione proprio che porta a principi di morale. Ma quando parliamo di morale, di costumi, sappiamo che questa è sempre generata da una visione esterna. Normalmente le regole delle comunità emergono dalle comunità stesse. Non viene lasciato la possibilità alle comunità di scegliere qualcosa. C'è sempre un richiamarsi a pretesi principi esterni rilevati da non sa chi, per poi chiedere agli altri di uniformarsi a questo. E questo in Italia avviene anche con una legge come quella legge sulla fecondazione assistita. Perciò il 12 e 13 di giugno l'invito è agli ascoltatori: andate a votare. Il cosa votare, ve le formate la vostra opinione seguendo le informazioni, seguendo quello che questa radio dice, quello che leggerete sui giornali. L'importante è che voi abbiate la comprensione, la misura, possiate quantificare, valutare quali sono i principi, i valori che sono in gioco. Perciò sono quattro referendum, ne manca un quinto, quello che chiedeva l'abrogazione completa della legge sulla fecondazione assistita. Io mi sarei augurato che anche il quinto referendum, quello sull'abrogazione totale, avesse avuto la possibilità di essere portato al voto. Purtroppo i meccanismi delle leggi hanno impedito questo. Facciamo in maniera tale che questo voto dia la possibilità alle persone di comprendere cosa deve essere fatto. Perciò informatevi e seguite. E torno a ripetere, il mio invito è perché il 12 e 13 giugno tutti gli ascoltatori facciano campagna affinché tutti si informino e, in base alla coscienza che hanno preso, vadano a votare e decidano cosa votare. Purtroppo questa radio ha un problema di par condicio, nel senso che non può dichiarare il suo voto. La par condicio appunto rappresenta, soprattutto per le piccole emittenti come Radio Gamma 5, un grande lacciolo, diventa una trappola. Io ricordavo oggi, torno a ripetere, domenica scorsa ero a Cittadella, Mercatino dell'Antiquariato, sono andato a visitare dentro la chiesa la mostra delle icone, e all'interno della chiesa c'era un mega baldacchino attrezzato dal Comitato Scienza e Vita che sosteneva il non voto. Come vedete, la par condicio vale per noi, vale per i mezzi di informazione, ma non vale certo per le parrocchie. Logicamente
il fatto che le parrocchie che si dichiarano struttura religiosa in realtà facciano campagna politica è una cosa che è stata denunciata molte volte. Lo stesso Corrado Augias, in una sua lettera nella Repubblica, ha detto chiaramente questa intrusione, questo intromettersi di un altro Stato, di una religione nelle regole civili, sarebbe già stato affrontato. In realtà noi abbiamo assistito a tutti quanti i politici che sono corsi in soccorso delle richieste volute e imposte dal Vaticano e dai suoi principi religiosi. Comunque era pensato anche questo, che appunto si rivendica la par condicio quando questa par condicio vale soltanto per chi vorrebbe manifestare una visione diversa. Ma che ci sia un clima di politicamente corretto, di moralismo, l'abbiamo sempre più presente, l'abbiamo sempre più accennato. E parto sempre da una cosa che mi ha lasciato abbastanza perplesso, ma che in realtà denota il clima che si vuole creare e l'ispirazione che si vuole dare del moralista, l'ispirazione moralistica alle cose. In un paese del Modenese, una biblioteca è stata condannata per aver prestato un libro che un giudice ha ritenuto libro osceno. Bibliotecaria condannata. Il libro era un libro consigliato dal Ministero per la campagna antidroga. La madre ha denunciato la bibliotecaria perché ha dato questo libro e il giudice ha ritenuto di condannare la bibliotecaria. Questo, come vedete, è un altro di quegli atteggiamenti che impone il politicamente corretto, cioè nel senso che si vorrebbe che tutte le persone diventassero in realtà strumenti per controllare in ogni ambito l'applicazione o no di certi principi. Come si può pretendere che una biblioteca sia responsabile di tutti i libri che vengono contenuti? Ma se si stabilisce che un libro è osceno, e voglio ricordare che in Italia l'ultimo libro osceno è stato bruciato, letteralmente bruciato, cioè accendendo il rogo, nella questura di Varese nel 1957. E pensate cosa significa arrivare a bruciare i libri. I libri non sono mai pericolosi, i libri sono sempre lì presenti. I libri diventano pericolosi quando qualcuno non ha la cultura, quando una società, una comunità non è in grado di permettere a chi la compone di avere gli elementi, le notizie, le informazioni che gli garantiscono il come comprendere, il come capire una cosa, il cosa significa una cosa. Di conseguenza, stabilire che un libro è osceno, e questo lo faccia un magistrato, lo faccia un tribunale, implica l'intercorrere di un principio di controllo. Significa che qualcuno stabilisce quello che osceno è e quello che non lo è. Il problema è che questo concetto di osceno appartiene soltanto al discorso monoteista. Cioè, noi abbiamo assistito tutta una serie di polemiche sul discorso dell'oscenità. C'è in Italia una cosa stranissima. C'è un libro che denuncia, c'è un film che denuncia appunto la condizione delle donne che come subisce il film di Theo Van Gogh. Benissimo, io non penso che un testo, un film possa essere considerato osceno. Ma perché noi dovremmo impedire agli altri di vederlo e poterlo giudicare? Tenendo conto che questo non è un film razzista, è un film che denuncia la condizione delle donne. Benissimo, ma la condizione delle donne è sempre messa male in tutti quanti i livelli del mondo. Che siano ebrei, musulmani, cristiani e cattolici, c'è sempre una donna da condannare, c'è sempre la Eva tentatrice e peccatrice che porta il male nel mondo. E questo appartiene solo al monoteismo. Noi abbiamo appunto il fatto stesso, l'abbiamo ricordato, è giusto ricordarlo, un politico come Gianfranco Fini, a me personalmente molto antipatico, per essere chiari, ha cambiato idea sulla fecondazione assistita. Ha detto che dopo aver sostenuto la legge sulla fecondazione assistita, ha cambiato idea, liberissimo e giustissimo di farlo, e dirà che al prossimo referendum lui ha detto io voterò tre sì. Di fronte a questa sua presa di posizione di un uomo politico, non qualsiasi, perché sfortuna vuole che sia un uomo di governo, che sia un ministro degli esteri, non si è chiesto, ma dacci le motivazioni, qual è il tuo percorso, la tua scelta, il tuo ragionamento per cui sei partito da sostenere una legge e poi arrivi a cancellarla. No, si è attribuito a una sua presunta relazione il suo cambiamento di idea. Perciò il nostro amico Ettore è arrivato, aveva detto 10 minuti, invece sono 21 minuti e 40 secondi. Io vi invito il 12 e 13 giugno, non posso dichiararvi cosa andrò a votare io e cosa vorrei che andaste a votare voi dopo aver preso queste cose, ma
non do dichiarazioni di voto, però vi invito chiaramente, caldamente, ad andare a votare e fatevi una notizia, un'informazione sull'argomento, perché, come diceva qualcuno, è una cosa che non riguarda solo noi, ma che riguarda tutta la nostra comunità. Bene, faccio un piccolo stacco e do la voce al nostro amico Ettore. Eccoci qua. Adesso cambia il tono e il registro della trasmissione. Vai, Ettore. Eccoci qua allora, buonasera a tutti, scusate un po' il ritardo, ma purtroppo non c'è una strada preferenziale per il sottoscritto e fra ingorghi e traffico che ben conoscete che c'è in questa zona, purtroppo ha fatto sì che questi 10 minuti di ritardo è una cosa fisiologica. E innanzitutto che Porra Raitia vi porti abbondanza e salute. È molto importante. Beh, visto che hanno trovato un nuovo disco di Reiti, è vero? Sì, sì, Ah, è sì. quello di Nervesa della Battaglia che Sì, hanno trovato dentro il museo che non era catalogato. sì. Esatto. Tra l'altro anche hanno fatto una grossissima scoperta a Fratta Sì, Polesine, esatto, scavando il canale. esatto, scavando il canale, hanno recuperato qualcosa come 800 tombe, tra cui la cosa molto particolare è che ce n'erano una decina a inumazione e il restante era a incenerizzazione. Praticamente, per far capire, incenerizzazione sono quelli che praticamente era L'ala funeraria che veniva bruciato. veniva bruciato, e invece a inumazione hanno trovato lo scheletro completo, tra cui da alcune così primo momento si presume che questi fossero degli schiavi oppure gente della plebe che probabilmente non avevano l'input o la categoria superiore per essere bruciati. Beh, a parte che qualcuno sosteneva che, ad esempio, la cremazione fosse tipicamente indoeuropea, perciò probabilmente fosse popolazioni pre-indoeuropee volendo. Sì, ma è molto strano però. Tra l'altro poi si presume che in quell'area là no, ce ne siano a migliaia, non quelli che hanno recuperato, ma tantissimi altri. Adesso io spero che abbiano le risorse per poter andare Anche perché è avanti. stata considerata la necropoli del neolitico più grande d'Europa. Sì, ma e si presume che là potrebbe cambiare un po' anche il volto della storia della popolazione paleovenete. E io auspico che chi sta facendo questi lavori abbiano le risorse per andare avanti, guai se si fermassero così. Ecco, volevo fare poi un inciso e anche un ringraziamento, se mi è Sì, possibile, da questa radio, liberissimo. Francesco, ringraziare il Comune di Borborico, che come tu sai, come associazione, sabato e domenica abbiamo fatto una rievocazione storica in costume e ha avuto un successo enorme. Cavolo, nessuno se lo aspettava. Tenendo conto anche che il sabato poi è stata una giornata abbastanza fredda, ha piovuto a tratti, ma comunque si pensava che potesse rovinare tutto. Invece poi alla fine, insomma, la Porra Raitia ci ha dato una mano, ha mandato via le nuvole, ha portato fuori il sole, dove noi come reenactor, cioè gente in costume, ha potuto poi fare tutte quelle attività concernenti a un discorso venetico, con la gladiatura, con i combattimenti, poi c'erano diversi gruppi celti venuti giù da Torino, Milano, Vicenza, Emilia-Romagna, che hanno potuto poi dimostrare alla gente e ai bambini soprattutto le varie attività che si faceva una volta negli accampamenti. E poi dall'altra parte c'era un accampamento romano dove anche loro hanno dimostrato, oltre l'abilità, e anche poi a livello teorico di spiegare cos'era una legione romana. Vabbè, questo ha profuso un successo enorme e io da questa emittente volevo appunto ringraziare il Comune di Borborico che ha avuto anche la sensibilità di credere in noi, di quello che proponevamo e alla fine è stato premiato, insomma. Sì, beh, io voglio aggiungere una cosa, io purtroppo nel calendario lo avrò solo domani sera, però la settimana prossima ci dovrebbe essere nel Vicentino la presentazione del libro di Federico Moro, che è stato ospite della nostra trasmissione, e il Teatro Contrino dovrebbe rappresentare Reiti a dea della nostra memoria, perciò
se avremo tempo e se avremo la trasmissione giusta, daremo anche lo spazio, daremo le informazioni, le coordinate di dove andare a vedere questi due eventi. Ah sì, mi sembra che questa cosa sia a Montecchio Precalcino. Sì, dovrebbe essere però sabato prossimo. Esatto, quanto. Sì. Comunque domani sera noi andiamo a prendere il calendario, perciò non c'è problema. Bene. Va bene. Io adesso volevo un po' iniziare, magari su temi che forse ne avremmo già parlato da questa emittente, ma volevo così leggervi alcuni capitolati di un libro scritto dal Prosdocimi, che era La vita dei paleoveneti, gli abitanti di questo territorio che andava da Verona fino ad Adria e poi su nel Bellunese, Amel, Montebelluna, fino ai confini con la Carnia. In tutta l'area veneta i resti che abitano vengono per numero e ricchezza di denominazione al terzo posto dopo quelli delle necropoli e dei luoghi di culto. La loro rarità è facilmente spiegabile trattandosi di ben povere strutture che stavano per la maggior parte fuori terra, soggette a periodiche distruzioni. Il fatto è normale in quasi tutta l'Italia settentrionale. Questo dato più consistente, come si è già visto, ci proviene al di fuori dell'area euganea, dagli abitanti sui castellieri dell'Alto Adige, del Carso, dell'Istria, proprio dell'età del bronzo, ma che continuano anche nell'età del ferro e dalle casette rettiche dell'area prima centrale, della zona collinare Lessinia e delle prealpi vicentine. Tuttavia gli scavi dell'ultimo decennio e in particolare l'orientamento della ricerca attenta a indagare la dinamica del popolamento durante la preistoria e la protostoria hanno portato un notevole accrescimento delle nostre conoscenze. Si è così potuto formulare un quadro generale del popolamento nella regione con fasi di espansione e riduzione che, per quanto da accogliere con cautela, data la frammentarietà e l'incompletezza dei dati a tutt'oggi posseduti, è di grande interesse. Ne è risultata una mappa in cui all'espansione del XIX secolo, fase culturale proto-veneta, segue una certa riduzione degli abitanti nell'VIII e nel VII secolo, soprattutto nella fascia collinare centrale. Inizia invece in questa epoca lo sviluppo proturbano dei due maggiori centri paleoveneti, Este, con cui si collegano Opeano e Gazzo. Opeano, se vi ricordate, è dove è stato scoperto il famoso elmo di Opeano. E Padova. Si attiva una via di traffici lungo la valle del Piave, rivolta fino ai centri alstatiani transalpini, che sembra da collegarsi con Padova. Ecco, per chi non conosce Alstatt, è una zona collinare in Austria, dove inizia praticamente una denominazione celtica con l'Atene e Alstatt, e poi con la cultura di gola secca. Ecco, la suddivisione celtica viene suddivisa in queste tre aree perché comportano comunque secoli diversi. Durante il VI secolo e più inizi del V si ha una forte generale ripresa verso oriente. Sorgono Altino, Oderzo, Treviso e Concordia. Ecco, in queste tre cittadine e città a Treviso ci sono dei musei paleoveneti che sono veramente interessanti, che meritano da essere visti, insomma, per chi poi è amante di queste cose. Ma comunque io direi che appropriarsi della propria storia, delle proprie origini, sarebbe molto importante. Tra l'altro io su questo vorrei fare un inciso, così vorrei andare fuori di questo schema. Domenica, durante la festa a Borborico,
è successo un fatto che mi ha un po' lasciato perplesso, poi vorrei sentire anche un commento da te, Francesco. Durante l'esibizione dei gladiatori, questi naturalmente facevano le cose sul serio, non è che facessero finta oppure che il combattimento doveva essere solo dimostrativo, ma questi se le menavano di sante ragione, cioè si toccavano. E io ho sentito una mamma che diceva al figlio: oh mamma mia, adesso ti porto via perché questa è una scena, è troppo cattiva, è troppo bruciante. Cioè tu hai di fronte della gente che non ti educano, ma ti lasciano, praticamente ti istigano alla violenza. Ma allora dentro di me io ho pensato, perché non ho avuto modo poi di parlare con questa mamma, ma tu quando metti tuo figlio di fronte ai cartoni animati, che ne fanno di tutti i colori, ma con che formazione ha tuo figlio? Non è più giusto che tuo figlio veda una rievocazione storica, anche per quanto cruenta possa essere, ma forma fisicamente, insegna qualcosa al figlio, dà le indicazioni per formarsi caratterialmente, per potersi difendere, invece che restare davanti alla televisione per vedere tutte quelle cavolate che i cartoni animati. Ecco, chiudo inciso, ma spero che mi dai ragione, Francesco, su questa cosa. È vero, sai, il problema non è tanto dei bambini, è dei genitori, che i genitori sono inadeguati. Perché se tu pensi alla televisione, quello che vedono i bambini, cioè io ho avuto l'occasione di assistere ai miei nipotini davanti alla televisione, ero lì per aiutare in una ricerca, e avevo la televisione accesa. Io penso che nel giro di 5 minuti avrò condotto 20 omicidi in un filmato, eppure i genitori lasciano vedere la televisione in maniera tranquilla. Il problema è che i genitori non si sentono adeguati. I bambini comprendono benissimo la differenza tra fantasia e realtà, perché un bambino dice: lo facciamo per gioco, cioè già il bambino stesso ha consapevolezza di che stiamo giocando, facciamo finta che, cioè te lo dice il bambino. L'adulto, abituato a rinunciare ad ogni cultura, a ogni informazione, non è più in grado di spiegare ai bambini. Di conseguenza, quando un genitore dice così, dimostra di essere inadeguato, perché un genitore capace si metterebbe lì e spiegherebbe. La cosa diversa, se tu fai assistere a uno spettacolo che può essere anche violento, poi alla fine le persone possono parlare, possono toccarle. Le persone hanno il pericolo, hanno la paura della realtà. E di fronte alla realtà fuggono, preferiscono rifugiarsi in illusioni. Ed è questo è veramente il problema più grosso. E di conseguenza i bambini perdono la fiducia anche dei loro genitori, perché loro, che i bambini sanno quando è il gioco e quando non è il gioco. Perché, per darti un'idea, io ho visto vivo in una zona che per fortuna è piena di bambini. E osservo ogni tanto, così, perché avendo il giardino attorno, avendo molto spazio verde, i bambini sono sempre liberi. Allora, i bambini che osservano tantissima violenza a televisione, una volta hanno trovato nel parco un uccellino morto, l'hanno seppellito e sono andati a piangere sulla tomba di questo uccellino. Cioè, eppure, se uno dice questo ha visto la televisione, ha visto migliaia di omicidi, in realtà loro sapevano distinguere tra la realtà e la finzione. Sono i genitori che sono inadeguati. Sono d'accordo con te, Francesco. Ok. Allora, che continua così fino a spingere alla massima espansione del popolamento paleo-veneto, da situarsi tra la fine del V e la romanizzazione. Varianti nello sfruttamento delle risorse del ruolo nel collegamento con le genti vicine, motivazioni in sostanza di carattere socio-economico, sono da ritenersi alla base di questa vivace dinamica. Prima di venire ai singoli insediamenti, va ricordato che le abitazioni subonifiche trovano i loro precedenti nelle capanne su palafitte e bonifiche dell'età del bronzo, riccamente documentate nell'anfiteatro morenico del Garda, e ledro nelle capanne che hanno restituite resti ben più poveri ma di grande importanza per Este, del laghetto di Arqua Petrarca, molto... questo è molto conosciuto, databili dall'antica età del bronzo. È evidente che il costruire su pali infissi in specchi d'acqua o su gettate lignee è determinato dalla esigenza del terreno, molto spesso paludoso, per cui, a prescindere dalle epoche storiche, i veneti hanno adottato assai spesso tale tecnica. Ecco, è facile immaginare, no? Migliaia di anni fa, dove che non c'erano bonifiche, voi
potete pensare, temporali che magari ci siano stati senza nessuna scoli d'acqua, si formavano acquitrini, si formavano paludi dove probabilmente le genti avevano veramente difficoltà poi nel muoversi. Ecco che allora avevano questa tendenza di andare sempre in posti sopraelevati oppure come nel caso delle palafitte. I Veneti hanno adottato assai spesso tale tecnica, ma le abitazioni di Este posate per lo più su rialzi sabbiosi depositati dall'Adige. Infatti a Tesis, che è il vecchio nome venetico dell'Adige, poi ha preso il nome anche Este da Ateste. In genere non hanno dovuto rincorrervi. Nell'area atesina vanno ricordati anzitutto alcuni insediamenti sui colli, per primo quello scoperto sulla cima del monte di Lozzo, nella parte meridionale degli Eugani, a nord-ovest di Este. Si ritrovavano scavi alforesi all'inizio del Novecento, resti di pavimentazioni in massi di trachite o in terra battuta e focolari, ma non si riuscì a ricostruire nessuna forma di capanna. Il materiale fittile rarissimo sono i bronzi, consiste in frammenti di scodelle, ciotole, olle ed oli di grandi dimensioni. La ceramica lavorata a mano è in genere di rozzo impasto, ma nei vasetti a piccole dimensioni, a pareti assai sottili, con superficie molto lucida. Per le forme dei vasi e delle anse, per i motivi di decorazione a cordicella, triangoli associati a coppelle, a cordoni plastici applicati, con andamento ondulato e meradriforme. Lozzo richiama l'orizzonte proto-villanoviano di necropoli tipo Bisma-Mantova, Fontanella, Pianello, e per gli abitanti di Vidolasco alcune statuine fittili antropomorfe e zoomorfe ricordano le stesse culture della zona emiliana marchigiana. L'abitante di Lozzo, attribuibile al bronzo finale inizio ferro, chiamiamolo oggi proto-veneto, è stato riferito a nuclei pre-veneti. Penso invece che possa essere uno degli insediamenti più antichi dei primi nuclei di paleo-veneti, ai quali parimenti spetta il sepolcreto scoperto dal Ghilardini sulle pendici meridionali dello stesso monte, di cui si rimane una tomba ben nota. Ecco, il Ghiraldini, il Prodocimi, ecco, questi erano tutti personaggi che agli inizi del secolo, il Prodocimi dopo, avevano questa passione per l'archeologia e sono quelli che poi hanno catalogato innumerevoli reperti che questi si possono vedere al Museo di Este. Un altro abitato su collina fu scavato dal Pellegrini più a nord, sul monte Rovallora, uno delle estreme propaggini del massiccio del Venda. La presenza di alcuni pavimenti di argilla, non delimitati da pali o buchi per pali, fece supporre al Pellegrini che le capanne fossero fatte di muricioli di fango o mattoni di terra e paglia cotti al sole, con legature orizzontali di legname. Ecco, un facsimile di questo esempio lo potete ammirare al Museo di Este, che praticamente c'è una specie di immensa zolla di terra molto dura, dove ci si immagina che potesse essere il fondo di una capanna. E al centro c'è una specie di buco dove si presume che facessero il fuoco. Il materiale sottratto fittile in bronzo, poi una situla ad arco semplice, uno spilone a testa conica, copre un ampio arco di tempo degli inizi dell'età del ferro. Frammenti simili a Lozzo per forma e decorazioni, ansa
rostrata, cilindro retto, periodo attesino. Resti di ziri, cordoni, frammenti di ceramica greca. Ecco, anche questa sono novità, perché significa che poi i popoli erano in continua espansione, magari c'erano vari collegamenti fra di loro. La continuità di vita di questo villaggio è a favore della continuità etnica delle popolazioni che vi abitò. Gli attesini preferivano stabilirsi alla base dei colli, talora anche nella pianura pantanosa, attratti dal loro grande fiume. La topografia degli abitanti dell'antico Ateste non è facilmente precisabile. Le necropoli costituiscono, come si disse, una unità pressoché interrotta lungo il lato nord dell'odierna cittadina, e sono presenti, seppur meno fitte e con vuoti tutti all'interno, anche verso le altre direzioni, costituendo, per così dire, un anello attorno all'abitato. Non doveva trattarsi certamente di un nucleo urbano continuo, ma di raggruppamenti di capanne che sono lentamente, attraverso i secoli, si collocarono in un centro proto-urbano. I rilievi di sabbia offrirono terreno asciutto e permeabile, ottimo per le capanne, mentre le zone paludose lungo il fiume imponevano il ricorso al sistema della bonifica. Così, ad esempio, a Casale, verso nord-ovest, sembra di poter localizzare tre pagi, pianta che non sono contemporanei. Si tenga però presente che gli scavi possono essere stati spinti ovunque fino allo strato più antico. Sono stati individuati infatti gruppi di capanne a Carnevedo, Capitello e a sud-est del centro attuale, altri non lontano a sud. Praticamente adesso qua fa tutto un resoconto di tutti i reperti che sono stati trovati nella cittadina di Este, perché sapete che è molto famosa, no? Peccato che non ci sia poi la possibilità di entrare in questi posti dove c'è continua evoluzione e continua ricerca da parte degli archeologi. Erano capanne per lo più a pianta rettangolare, documentata anche in quelle circostanze, costituite da un solo ambiente con pareti in argilla o in mattoni crudi con legature in legname che dovevano sostenere il tetto ricoperto di paglia e strame, che sarebbe una specie di terra pestata con paglia. Il pavimento era in argilla battuta o in ciotoli di trachite, con il focolare, in certi casi un po' sopraelevato, anch'esso rettangolare in argilla cotta dal fuoco, fiancheggiato da grandi alari in terracotta. All'esterno furono ritrovate le buche di scarico per i rifiuti, da cui si raccolsero i resti di molti manufatti, un insieme assai povero. Nelle capanne la famiglia doveva raccogliersi per mangiare, per dormire, forse su stuoie, ma si fatica a pensare che le attività artigianali, lavorazioni della ceramica e del bronzo, fossero svolte in questi ambienti. Alcune stanze rettangolari continue, con strati inferiori delle pareti in pietra, a secco del terzo periodo, scoperto dal Calegari nel seraglio Albrizzi, furono ritenute a ragione una fabbrica di ceramica, una grande pavimentazione in durissima argilla, metri 4 x 3,20, con canaletti paralleli lungo l'asse principale. Questa è stata scoperta a Carnevedo, sempre ad est. Rappresentava, secondo il Pellegrini, il fondo di una fornace a fianco libero. Esistevano dunque anche strutture più vaste. Questo sta a significare che erano i piccoli artigiani di allora, ma però molto ben cosci di quello che poi facevano. Più solidi per molteplici attività produttive di un popolo che aveva raggiunto un certo livello socio-economico. Le capanne dovettero essere ripetutamente travolte dai fiumi nelle sue piene, sommerse dalle alluvioni che sono ben presto testimoniate, ma gli abitanti
con usuale tenacia le rifecero più o meno negli stessi luoghi. Talora sullo strato contenente resti di un abitato si sono trovati sovrapposti tratti di necropoli, fondo De Antoni, indici di un ridursi dell'area abitata almeno in questa direzione. Talora sull'abitato paleoveneto si imposta quello romano. Poi con la romanizzazione che avviene 200 o 300 anni, forse più dopo. Ecco. Bene. Ecco, questo è un po'. Voi crediamo via le telefonate? Sì, no, è molto. Magari possiamo sentire anche qualche telefonata. Che sì, ecco, ho visto che mancano 13 minuti. Allora, i numeri telefonici, perché se qualcuno vuole fare delle domande sull'argomento, logicamente l'argomento è l'antico mondo veneto, venetico, Reitia e tutto quello che è lì attorno. Okay, c'è già una telefonata 049 700 700. Sì, pronto? Io Francesco Don Paolo. Ciao. Ciao, buonasera all'ospite. Chiedevo una datazione abbastanza approssimativa o buona di questi periodi, per esempio del bronzo, che mi sembra il più antico, no, il bronzo? Sì. L'età del bronzo, che datazione ha più o meno? Datazione al 1500 avanti Cristo, andiamo fino al 600-500 avanti Cristo. Allora i conti tornano, anch'io da profano avevo un po' dato questa datazione un po' a quello che è la palafitta. Le palafitte nella preistoria si studiava a scuola un po', no? E quelle le datazioni sono, quindi più... Un posto più appropriato che il veneziano, qui è tutto il Veneto, non so cosa ci sia, proprio a proposito di palafitte, proprio data l'esiguità dell'altezza dell'acqua lì, della laguna, eccetera, quei posti dove ci sono quei pochi metri di acqua, e quindi naturalmente penso che a buon senso lì senz'altro deve esserci stato delle insediazioni di paleoveneti molto molto cospicue, molto, penso io, da profano ho sempre immaginato questo, insomma. Beh, se pensiamo ad esempio che le recenti scoperte fatte a Polesine, è una zona che dovrebbe essere stata allagata data la collocazione, in realtà esistevano popolazioni molto vaste, cioè, certo. Che vuol dire che probabilmente anche la distribuzione del territorio era diversa da adesso. Esatto. O c'erano delle tecnologie, se noi pensiamo ad esempio anche a Cittadella, la base di Cittadella sì. È antichissima. Il che vuol dire che queste popolazioni avevano una tecnologia, una conoscenza, una capacità di radicarsi sul territorio, di addomesticarlo o di utilizzarlo con capacità veramente enormi. Certo, e poi c'è una cosa che essendo prospicue così alle Alpi, alla Pedemontana, e addirittura diciamo portavano il legno dall'Alto Adige e dal Bellunese, eccetera, portavano giù il grosso legname per costruire le palafitte, per fare delle costruzioni, veniva sempre da lì. Quindi questa area qui senz'altro, indipendentemente ancora da Roma, eccetera, dalla conquista dei Romani, eccetera, prima ancora, io immagino ci sia stata vita, insomma, qui Veneta, tecnologia, chiamiamola vita, Veneta, sì. Paleo-Veneta, come vogliamo, ma c'erano delle insediazioni naturalmente importanti qui. Sì, ma difatti anche se la recente scoperta di fatta a Polesine è considerato l'insediamento del Neolitico più grande in Europa. Ecco, cioè sono contento perché non avevo pensando così da profano non avevo sbagliato di molto, insomma. Sì, ma guarda che le recenti scoperte fatte ad esempio nel Bellunese dimostrano che anche ad alte quote c'erano degli insediamenti umani consistenti, cioè non era il singolo che fuggiva o la piccola comunità, ma esistevano villaggi di... No, senz'altro anche, ma ti dirò di più, che qui sull'altipiano con mia moglie abbiamo visto già degli studi fatti dall'Università di Padova e stanno tuttora scavando, mettendo a nudo delle cose molto interessanti lì verso, dalla parte prima di scendere dal costo, lì in quella zona lì, insomma, no? Sì, Rozzo Roana. Sì, sì, quella zona lì c'è tutto un fermento di ricerca, non so se hai notato, sì? Io ho visto l'anno scorso qui,
Sì, comunque è una zona appunto dove hanno trovato insediamenti antichissimi, ma, cioè, certo. Ma tutto il Veneto ha insediamenti più antichi di quanto si pensasse. Certo, grazie molte. Niente. Ciao. Cioè, vuoi dire qualcosa? No, giustamente significa che magari la trasmissione poi riesce a trasmettere, no? Un certo interessamento e una certa vivacità poi nella gente anche a viaggiare, non dico con la fantasia, però con l'interesse che purtroppo quelle che sono state le nostre radici e le nostre tradizioni ci sono state, non voglio dire nascoste, ma però poco segnalate, ecco. Sì. E questo, sì, diciamo, chi poi è appassionato di queste cose, sai, dispiace, perché è molto importante conoscere la propria cultura, hai capito? Purtroppo la gente è abituata alla Bibbia, che tutto era in Palestina, che tutto era lì, che la storia inizia da lì, e se non c'è nella Bibbia non c'è niente. In realtà non è assolutamente vero, insomma, cioè, la Bibbia è stata un'operazione di successo, ma nascondeva il niente, proprio perché le grandi città non sono certo nate in Palestina, le grandi civiltà lo stesso, sono esistite moltissime civiltà, eppure noi pensiamo che un libro ci racconti un'unica verità, tutto quello che è attorno è secondario, perché poi è arrivato un messia, è arrivata una rivelazione e quegli altri non contavano, quando le civiltà millenarie esistevano in Europa e anche in altre parti del mondo, e noi perché crediamo a un libro sacro pensiamo che queste non valgano niente, insomma, perché non avevano un salvatore, non avevano un dio creatore, ma invece erano comunità che si basavano sulla loro forza, sulla loro energia. Sì, dopo voglio dire, è molto importante anche un discorso, cioè, una volta come facevano a curarsi? Sarà una cosa che magari nelle prossime trasmissioni mi piacerebbe, magari cercherò anche di documentarmi, e sarebbe molto interessante poi spiegare alla gente, perché è vero che non avevano una vita lunga come c'è adesso, però non è mica detto, non è vero, non è detto, è un problema statistico, esatto, però per esempio sono stati trovati dei resti in cui si presume che avessero avuto anche più di 70 anni, sì. Ecco, che per un'età di questo tipo ad allora era come vivere 150 anni adesso, no? Ecco, allora è importante come facevano, chi poi seguiva, chi insegnava al villaggio i vari comportamenti spirituali, le cure. Io ho sentito che l'altra volta avevi invitato la Ilaria, sì, che è stata secondo me molto brava a spiegare questo percorso druidico che lei sta facendo. Ecco, i druidi erano quelli che all'interno del villaggio avevano tutta la conoscenza di poter spiegare poi ai componenti del villaggio tutte quelle pratiche e tutte quelle cose che poi riuscivano, insomma, a sopravvivere, sia per quanto riguarda a livello di malattie, sia per quanto riguarda il livello spirituale e per quanto riguarda poi le fasi che potevano essere la fase guerriera, insomma. Sì, ma esisteva anche una capacità tecnologica enorme, cioè nel senso che noi pensiamo, tipo, hanno scoperto di recente in Germania, li hanno scoperti in Egitto, hanno scoperti ad esempio anche vicino al Vallo di Adriano i corredi di certi medici, il che aveva un'attrezzatura tecnica enorme. E ora questa attrezzatura in qualche maniera non è che andavano a comprare, ce la importavano da chissà dove, se la producevano, ma un'attrezzatura medica deriva da una conoscenza molto approfondita. Vuol dire che esisteva una conoscenza diffusa, ampia, incredibile. Cioè, hanno trovato delle protesi nell'antico Egitto, protesi incredibili, fatte non su gente ricca, ma su gente comune. E che vuol dire che i benefici di una sanità pubblica esistevano anche allora. Ecco, senti i problemi che magari ci sono, esatto, adesso. Sì, abbiamo pochi minuti. C'è una telefonata? No, non c'è telefonata, no. Perciò... Va bene, niente, io adesso in questi minuti, cioè, ci sarebbe tanto da spiegare, però io vorrei così fare un appello a questa radio, se magari c'è qualcuno che è interessato a seguire e magari anche seguire questo percorso culturale e magari cercare anche di aiutarmi
e far sì che l'associazione abbia un numero consono e adeguato per portare avanti appunto queste tematiche, io da questa radio faccio un appello, magari si può mettere in contatto con me oppure con Francesco. Ma se hai un numero di telefono, dai un numero di telefono. Io do anche il numero di telefono, ho già dato altre volte, che è il 335-5297-743. C'è una telefonata, diamo il via. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Buonasera, io mi chiamo Alessandro, volevo solo dire una cosa, ho sentito solo l'ultima frazione della vostra trasmissione. Ma a proposito del druidismo, delle civiltà europee, della Bibbia, secondo me c'è una parola che le lega tutta, che è la tradizione dell'umanità, la tradizione della nostra storia millenaria. E non c'è contraddizione tra Bibbia e druidismo, sono fonti diverse. Come no? di un'unica tradizione. No. E dove però la Bibbia ha avuto il grande pregio di essere un mezzo capibile, comprensibile, che non è mai esistita l'inquisizione druidica. Non è mai esistita l'inquisizione druidica, non è mai esistito neanche un profeta druidismo non è mai esistita l'inquisizione e non è mai esistito il bisogno di imporre la verità. Come mai? Non sono mai stati i missionari, come mai? Ma intanto quando parliamo di Bibbia parliamo innanzitutto di Vecchio Testamento. No, la Bibbia è data da Vecchio e Nuovo Testamento, di conseguenza è un libro che se poi tu fai un artificio e lo separi è una cosa diversa. Però il discorso... La Bibbia si ferma verso 50 dopo Cristo, lì è finita. Ma sì, mi parla di Inquisizione che è venuta qui 15 secoli dopo. È venuta 15 secoli dopo ispirandosi a 15 secoli di Bibbia, o no? Cosa che ad esempio nei migliaia di anni che esiste la realtà celtica, questo non si è mai posto il problema della guerra di religione. Giulio Cesare ha fatto la guerra ai Galli, si è comportato molto male, ma non ha mai certo fatto una guerra di religione, non ha aperto certo l'inquisizione, non è certo messo sul rogo per la religione. Eppure sì, Giulio Cesare non è stato certo tenero con i Galli, anzi è uno degli artefici della denigrazione dei Galli, però sicuramente non li ha certo processati. Bene, ciao. Sì, questo penso che sia chiaro, insomma. Sì. Vabbè, comunque è giusto sentire un po' l'opinione di tutti, sì, no? Giulio Cesare non ha mai detto i processiamo i Galli o li combatto perché hanno una religione diversa dalla mia. No, li ha combattuti e sterminati. Che poi tra l'altro, a parte la battaglia di Alesia, sarebbe anche qua da approfondire, Francesco, perché sembrerebbe che il Giulio Cesare... sia anche al di là della battaglia che ha fatto e poi portato a Roma Vercingetorige, insomma tutta quella storia molto appassionata, poi sia una finzione quello che ha fatto in Gallia, cioè che non è niente per poi dimostrarsi più forte di quello che è. Esatto. Va bene, le 20 salutiamo. Salutiamo, ecco, io avevo fatto un appello che ho ancora la speranza che magari qualche appassionato si avvicini e mi dia una mano per cercare di portare avanti comunque la cultura celtico-venetica. Che Porra Reitia vi porti salute e abbondanza. Ciao da tutti da Ettore Ruzza. Ciao.